Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, saga di Yu-Gi-Oh! Zexal. Oh, finalmente continua Yu-Gi-Oh! Zexal, l'ho fermato per qualche settimana perché non stavo bene, ma ora sono pronto a tornare a duellare. Oh, il carnevale mondiale di duelli stava per iniziare. Tutti i duellanti erano pronti per affrontare le sfide. Abbiamo un losco figuro chiamato 4, credo. Reginald, non ti ho visto da tanto tempo. Va bene, italiano 10. Mi dispiace. Adesso tutti ti chiamano Shark, non è vero? Esattamente. Che cosa vuoi? Non ho tempo per te. Avrai del tempo dopo che sentirai questa storia del nostro passato. Si svolse durante la finale di un torneo di duelli. Hai guardato il mio deck e sei stato squalificato. Ah, per questo. Non ti biasimo, volevi vincere per tua sorella. Come avresti potuto resistere al mio deck così convenientemente posizionato? Il deck è stato lasciato esposto in proposito. Stai dicendo? Mi ha incastrato! Ciò che è stato, e quello include la tua carriera da duellante, perché da quel giorno in poi tu sei stato uno sconosciuto. Ma dovrebbe solo acquisire fama uno che guarda i deck degli altri, no? Cioè, ma la fama ma la acquisisce. Mentre io ho vinto un trofeo dopo trofeo nella Lega Professionale dei Duellanti. Quindi? Devi sentirti un perdente? No, non lo sono. Allora mostramelo, Reginald. Affrontami nel carnevale mondiale di duelli, se hai il coraggio. Oh, certamente. Bene. Siamo alla residenza Vetrix. Reginald parteciperà al carnevale mondiale di duelli, proprio come desideravi. Eccellente! Sapevo che non mi avresti deluso. Non so chi sia, quindi non so neanche che voce dargli. Ma ti importa ancora? Ormai è una mera parvenza. Forse, ma ancora un ruolo da svolgere. Tutto diventerà chiaro quando avrò raccolto tutti i numeri. Molto bene. Fino a quel momento continuerò a rompergli le scatole. Ok, cattivo proprio. Nel frattempo Yuma stava cercando disperatamente di ottenere l'iscrizione nel carnevale mondiale di duelli. Si avvicina all'organizzatore del torneo, Mr. Heartland. Per entrare nel torneo un duellante deve possedere un certo numero di frammenti di cuore. Purtroppo Yuma non ne aveva nessuno e non aveva altre risorse. Per favore, ti darò il risparmio della mia vita per un frammento di cuore. Quasi 75 centesimi. Mandate più sicurezza, portatelo via. Fermatevi. Fate partecipare questo piccolo topo. Lo conosci? No. Ma non si sa mai che potrebbe avere una carta numero. Sei sicuro di non nascondere qualcosa, Kite? Heartland uscì dall'edificio per congratularsi con Yuma. Mio caro ragazzo, conosco la tua triste situazione, per cui ho deciso di venire qui personalmente per darti questo piccolo regalo. Un frammento di cuore, finalmente ne ho uno. Ora posso competere. Grazie, grazie, grazie. Infine arriva il giorno del duello. Tutti duellavano nella città, ma qualcuno con un rancore contro Yuma colpì. Anna, hai qualche ultima parola prima di essere sconfitto? Ti distruggerò! Aspetta, perché vuoi distruggermi? Non so nemmeno chi tu sia. Sei sicura che io sia quello da eliminare? Sono assolutamente sicura. Non ti dimenticherò mai, Yuma Tsukumo! Aspetta un momento. Tu sei Anna? Anna? Sì, Anna Kaboom! Perché ha un bazooka. La vecchia compagna di classe. Si trasferì 2 anni fa, non ti ricordi? Che rimbambito. Non si ricorda? Poverina! Quindi non ti ricordi di me, Yuma? No, non credo. Anna, perché sei contro Yuma? Perché voglio avere la mia vendetta, per quello che mi fece allora. O non fece, in realtà. E che cosa sarebbe? Tu non mi hai mai notato! Senpai! Non l'hai mai notata? Ho messo la colla sotto le tue scarpe, ho scarabocchiato nel tuo dual disc. Ma questa è una stronza allora, scusami. Ho fatto dei buchini nel tuo pantaloncino da ginnastica, ho nascosto nei sassi del tuo cibo. Questa è matta. Era completamente innamorata, ma tu sei una psicopatica, scusami. Ma vuoi attirare l'attenzione? Gli metti i buchi pantaloni, gli metti la colla sotto le scarpe. Ti ho chiesto di incontrarmi dopo le lezioni, ma non ti sei mai fatto vedere. È ora di restituirti il favore. Se vinco devi diventare mio fidanzato, ragazzi, questo è un duello da perdere. Ehi, fermati, storia deck. Bisogna perderlo questo duello, allora. Pugno, ha vinto lei. Basta, va bene così, hai vinto. Che siano carte buone, però, eh. Combattente Zubaba, ok, non male, non male. Sepoltura prematura. Comunque, Gru Gru.
È una gru. Allora, questa carta è meglio usarla dopo. Furbizia Nitwit. Ok, evochiamo combattente Zubaba. Furbizia Nitwit la metterei coperta. Però Cavaliere Zubaba non ne ha davvero bisogno. Va bene, dai. Facciamo un po' di danno. Ottimo. Poi richiamo. Sì. Aspetta. Calma. Cosa è successo? Ferma. E niente. Finisce qui. Che cavolo faccio? Ah, vuole attaccare, allora sì. Eccola qua. Scartiamo combattente Zubaba. Questo qua. Perfetto, distrutta. Meno male. Meno male è andata. Va bene. Funziona, il sistema funziona. Mago gagaga. Ah, posso scegliere il livello su lui, vero? Ma non mi serve. Qua, coperta. Qua, Furbizia Nitwit si è rivelata utile. Meno male che ne ho pescate due. Cioè, bastava una, però. Eccola qua. Dai, vediamo che combina Anna. Niente, perfetto. Gamushara non è male come abilità. Attacchiamo. Buoni. Magari turno dopo. Magari faccio corsa avventata perché pare che non ha niente. Oppure una carta che si attiva quando giochi una trappola o magia. Potrebbe anche essere, in quel caso. Ok, qua. Attacco con entrambi. E buono, turno dopo, a meno che non pesca qualcosa di utile, bye bye. Non fa nulla, vabbè, oh, tesoro. Hai avuto tutto quanto il tempo del mondo. Battle phase, attacco con entrambi e ciao. Fatto, molto facile sto duello, a dire il vero, fin troppo. Ci sono riuscito, non ci credo, ho perso. Non so se è il momento giusto per dirtelo, ma persona che ti piaceva non si chiama... Che cosa sto leggendo? Ma la persona che ti piaceva non si chiamava Yuya Tsukune invece di Yuma Tsukumo? Yuya Tsukune? Oh, adesso sì che me lo ricordo. Ops. Beh, è colpa tua per avere un nome simile. Pure! Duplice penalizzazione. Facciamo anche questo duello. Utilizzando dei pezzi di caramelle invece dei vari frammenti di cuore, Flip completò il suo cuore. Che pezzente. Flip diede il suo cuore completo a Nistro e Dextra, i quali manovravano il torneo e facevano rispettare le regole. Ho i miei pezzi, tutti e cinque, guardate! Il mio cuore è completo. Cavoli, impressionante! Non ti ci è voluto molto tempo. Io sono il primo duellante ad arrivare alle finali? Fantastico! A meno che questo cuore non sia fatto di caramelle. Che cosa? Stai suggerendo che questo frammento di cuore potrebbe essere un falso? Non farei mai un trucco simile. Allora assaggialo per dimostrare che non è fatto di caramelle. Ok. Ma questo ha proprio un buon sapore. Ma che diamine, si sta sciogliendo. Incredibile. Qualcuno ha scambiato il mio frammento di cuore con dei dolci deliziosi. Quale vile criminale farebbe una cosa del genere? Smettila ragazzino, ti ho scoperto. Flip, Yuma, aiuto. Cosa ne farai di Flip? Ma che significa? Questo buffone ha creato dei falsi frammenti di cuore. Lui è bandito da questa competizione e tutte quelle future del carnevale di duelli. Inoltre lo sbatterò fuori dalla città di Heartland. Addirittura. Flip ha sbagliato, ma questa decisione è troppo estrema. Ti dico io cosa è estremo. Ha violato le nostre sacre regole di condotta. Ora deve soffrire le conseguenze. Non posso negare che Flip ha fatto un errore e merita di essere punito, ma non puoi bandirlo per sempre. Perché non risolviamo questa situazione in modo onorevole, con un duello? Se ti sconfiggo, gli dovrei dare un'altra possibilità. Bene, allora duellerai contro di me. Se vinci, il tuo amico ottiene una seconda possibilità. Ma se perdi, tu riceverai la sua stessa punizione. Duelliamo! Qua bisogna vincere. Ah, secondo, ovviamente, inizio. Dextra. Per essere un nome, se non era destra, non era uguale. Che combini allora? Mostro in difesa.
E una carta coperta. Due carte coperte. Meno male che è finita. Dai. Oddio, l'effetto di carta auto non mi dispiace, eh. Lo attivo? Ma ci dai. Per due carte si può fare. Vediamo un po'. Ok. Ah, devo scartare perché ne ho troppe. Bacchetta miracolosa. Ok, ok. Motociclista scarto. Buona. Mi piace bacchetta miracolosa. Per il mago è perfetta. L'avrei pescata al turno successivo. Ma anche così non mi dispiace. Vabbè, becco un po' di danni, ma ehi. Che gli fa? Ma dopo l'ha fatto. Ah. Ma è un problema. No, è un po' un problema ora. Forse se evocavo all'inizio, ma ho voluto provare a fare una cosa un po' diversa e niente. Non peschi niente di buono. 9-0 per lei, tanto per mettervi al corrente. 9-0 per lei. Io... boh. È mezz'ora che cerco di fare sto duello. Metto Gardena Gagaga coperto. Sperando che non evochi a primo turno la farfalla maledetta, anche se a quanto pare quello vuole fare. Farfallo spiamorfo. Vabbè, allora. Ma allora lo fate apposta, lo fate. Lo fate apposta davvero. Ma sì, sempre le solite carte coperte. Ne metto 2-3 ogni turno coperte, sempre le solite. Bella sta mano. Top. Complimenti. Ma io mi chiedo se sto duello... Allora, questo duello nell'anime c'è stato per forza. Perché in genere, da quello che ho visto, non se li inventano i duelli che ci sono. Però mi pare un po' strano che abbia combattuto con questo deck Yuma. Mi pare un po' molto strano. Non è un po' troppo debole? Boh. Aspettiamo. Attiviamo Waboku. Intanto coperta, qui c'è il motociclista, quindi non fa nulla in questo turno. Però la scopre. Quindi questa qui non può più attaccare perché ha combattuto. Questa è fuori gioco per gli attacchi. Ci provo. So già che qualcosa andrà male. Comunque, evoco il drago. Mi sembra l'unica possibilità di evocare il drago. Allora, così. Qui. Bene. Stacco un materiale. E guadagna 500 di attacco. Quindi ora sono già più forte. Metto Furbizia Nitwit coperta. Tanto non posso comunque attivarla. E vado in attacco. No, in difesa no! No, no, no! 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 Finita. Vai. Tutto tuo, distruggilo. Bravi. Evoco cavaliere tasche. Gli do 20 di bufera. Posso? A quanto pare non posso.
Non si può. Ah, certo. Bello. Complimenti a tutti. Vabbè, devo per forza usare un deck diverso, perché non ce se la fa con questo. Non ci se la fa, è impossibile giocarlo. Che attacco diretto. Oh, beccati Waboku. Niente, io devo usare un altro deck. Non è possibile. È inutile. Allora, attiviamolo e... corrichiamo cosa ha preso. Vabbè, distruggo questo, dai. E... boh. Niente. Ok. Per questo turno è fatta. Però... niente. Ah, potevo scartarla per distruggergli la farfalla di fuoco. Sì, attivo l'effetto di cavaliere tasche. Lo metto in attacco, qui. Qui, bene, bene, bene. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. Dai, dai, dai un minimo. Cart auto. Fermi tutti, cart auto, la evoco. La evoco e la sacrifico. Attivo il suo effetto sacrificandola e pesco due carte. Mi va subito la end phase, ma va bene. Va bene. Non va più bene. Però. Ok. Però c'è sempre la carta coperta lì. C'è sempre la carta coperta che non mi piace. Farfallo operativo. Ok. Gagaga Bolt. Attiviamolo e distruggo questa. Bene. Poi. Questa perde 1500 di attacco. Mi conviene evocare? Allora, io vorrei attaccare, ma provo a fare una cosa diversa. Evoco Gardna Gagaga. Ed evoco numero 39, Utopia. Me ne sto già pentendo. Però forse potrei riuscire a fare qualcosina in questo cavolo di duello. In attacco, qui. C'è sempre una carta coperta che potrebbe essere sgravata. Vai. Dieta del danno. Oddio, vorrei evocare numero C39. Perché come effetto... l'effetto, vabbè, passa, ma... no, dopo Utopia potrei fare l'effetto di Utopia se mi va male. Oh! Dunque. Questi non possono attaccare, ed è comprovato. Ok, non ho nient'altro. No, che attivo la carta? Fermati, non attivo niente. Camaleonte rivestito, no, fermati. Ok, oh, finalmente possiamo iniziare. Oh, iniziamo a distruggere qualcosina. Vai, meno male, inizia qualcosina. Si muove qualcosa, si muove. Qualcosa si muove. Ma modo gli distruggo questa qui. No, te lo scordi che gli distruggo questa. Gli distruggo un'altra, gli distruggo questa qui, guarda un po'. Guarda un po', c'è un motivo. Se gli distruggo quelle che mette coperte ora, perché queste qui potrebbe usarle per fare l'evocazione con il numero. Qui, dov'è? Evocazione Xyz. Non mi piace quella carta coperta. La voglio vedere distrutta. Ragazza Gagaga. No. Non è che serve. Ok. Non si... ah, ancora?
E ancora? Ok, un'altra ragazza gaga. No, me le tengo entrambi in mano. Perché potrebbero tornarmi utili. Almeno una di loro tornerà utile sicuramente. Ok, oh, e allora no. Però, nel caso dovesse evocare comunque sia un'altra volta l'Xyz lo stesso di prima, è comunque fregata. Guardala, c'è questa qui che... mi dà fastidio a vederla. Vai, gli distruggo questa. Ok, ora va bene, ora mi sento meglio ora. Mi sento meglio dopo 10 duelli persi. Lo sacrifica per evocarlo? No. Ah, richiamo. Ragazzi, però è una cosa senza fine. Cioè, è senza fine. È senza fine. Come attacca? Ehi! Oh! Beh. Mi ha fatto paura. Non ho ben capito cosa ha fatto, ma ok. Ho preferito evitare. Ok, attacco con Utopia. E ho messo... Allora. Ho messo coperto Gardana Gagaga. Questo guadagna 1000 punti di attacco, ma... Ma attivo Furbizia Nitwit, scarto ragazza Gagaga e perde comunque 1000 punti di attacco, quindi viene comunque distrutto. Oh! E iniziamo a fare un po' di danni, maledizione. Dai, cominciamo. Quella mi fa sempre paura, però. Oh, sto respirando, un pochino sto respirando. E ora, evocazione per scoperta. Ah, mi sento meglio ora. C'è sempre questa che non è qualcosa di strano alla fine, eh. Eccola là, però ora no. Oh, e attacchiamo con Utopia. Oh, ragazzi. Voi non avete idea, dopo che perdete un'infinità di volte, finalmente uno riesce un po' a respirare. Finalmente. Ok, un'altra carta coperta. Mi attacco sempre prima con quella più debole per sondare il terreno. È una cosa che ogni giocatore dovrebbe fare. Non evoco altro per il momento, voglio tenermi ancora la ragazza in mano. Per sicurezza. E attaccare, bene. Wow. Ah, potevo vincere, non ho fatto i conti. Se mi costa il duello, ribalto il tavolo. Perché mo lei ha giocato una carta coperta. Lo sapevo. Ma... È andata, è fatta. Dieci duelli persi. Bene, ce l'hai fatta! Per un attimo ho pensato che eravamo condannati. Ragazzino, daremo al tuo amico una seconda possibilità come abbiamo concordato, ma posso promettervi questo. Se Flippy imbroglia ancora una volta, non potremo perdonarlo. E un'altra cosa, la prossima volta che duelliamo ti sconfiggerò. Certamente! Sì, se non perdo altre 10 volte. Basta. Per oggi è tutto. Ah, stavolta solo due duelli, ragazzi. Proprio mi ha fatto andare in ebollizione il cervello. Poi ho registrato altri 3 video, quindi sto proprio cotto. Io vi ringrazio per aver seguito il video.
in descrizione trovate il link che volete passare a schermo e se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.